Diamo inizio ai lavori. Questo è un convegno che abbiamo organizzato con la Commissione di procedura penale. Quando ci siamo messi a tavolino per valutare quelli che erano gli argomenti più interessanti, non potevamo che partire da quello che direi in qualche modo è preliminare ed assorbente, perché ci consente di fare tutto, cioè il processo penale al tempo del Covid-19. Abbiamo poi anche deciso di partire con questo tema, ovviamente per tutta una serie di implicazioni, inutile che le spiego qui, che sono interessanti, ma anche per fare un po' di chiarezza, perché si comincia a far circolare tutta una serie di sentenze che non so quanto poi verranno confermate in seguito, ma soprattutto tutta una serie di concetti che probabilmente con il giuridico hanno poco, e quindi è bene che ne parliamo con le persone più informate, con le persone più competenti, anche perché non è un tema che ci può lasciare disinformati. Purtroppo è un tema che riguarda tutti. Vi faccio un piccolissimo esempio: io sono interessatissimo agli esiti di questo incontro e del lavoro che a livello di idee che ne uscirà fuori, perché io sono segretario del Consiglio dell'Ordine e responsabile dei nostri dipendenti, che sono numerosi, quindi seguo alla lettera quelle che sono le disposizioni del nostro responsabile sanitario, ma voglio dire, anche a livello complessivo abbiamo tutta una serie di attenzioni, anche giuridiche, che dobbiamo prestare. Per cui, come dire, nessuno è escluso dall'interno del proprio studio, a livello morale, nei rapporti con gli altri, con la famiglia, ma soprattutto a livello giuridico. Ora, siccome le relazioni sono parecchie e noi abbiamo degli ospiti veramente importanti, perché i relatori rappresentano in qualche modo dei riferimenti importantissimi nei loro ambiti e, come vedrete poi, ve ne accorgerete nel prosieguo, sono ben organizzati. Credo che ci sarà anche una buona chimica all'interno del processo, del convegno sul processo penale, nel senso che toccheremo un pochino tutti gli ambiti. Quindi io mi cheto subito, perché dobbiamo anche fare i conti con il tempo. Lascio la parola al consigliere Mobrici, saluto anche il consigliere Alesi. Sarà poi il consigliere Mobrici a moderare con un pochino più di calma rispetto a me, perché purtroppo io ho in contemporanea un incontro con il CNF, per cui verso le 13 dovrò staccarmi. Sono le famose esperienze a confronto, e Roma non può mancare, perché ovviamente abbiamo tanto da dire e anche tanto da apprendere, per carità, però insomma è una presenza che non può mancare. Prego Saveria, e grazie ancora a tutti i relatori per il loro impegno e per la loro presenza qui, anche questo non è un dato scontato. Grazie al segretario Scialla dell'introduzione, perché nella sua brevissima introduzione però ha messo subito sul piatto di questa nostra conversazione odierna già tre problematiche che la Commissione e adesso poi gli illustri relatori devono prendere un pochino di posizione. Quella posizione non è una posizione che vogliamo dire che è quella interpretativa per voi avvocati nel senso assoluto, ma è quel qualcosa in più che serve a voi per comprendere la vicenda della tematica odierna. Noi abbiamo avuto un'emergenza, e ce l'abbiamo ancora, come un'emergenza Covid, in cui sono venuti alla luce una serie di problemi. Problemi che, amplificati, ci dicono a volte le tematiche giornalistiche, alcuni invece dicono che erano necessarie. E allora bisogna inquadrare sempre molto bene la problematica, perché soprattutto noi avvocati abbiamo la necessità di partire da un dato soggettivo per poterci poi formulare invece delle tesi su base invece oggettive. E allora noi abbiamo intitolato il processo penale al tempo del Covid-19. Perché l'abbiamo intitolato come commissione? E devo ringraziare
soprattutto il professor Antonio Fiorella, il professor Adelmo Manna e la professoressa Silvia Massi, che fanno parte sempre anche della nostra commissione, perché non è che arriviamo oggi a questo incontro se prima non avessimo pensato che cos'era utile per voi colleghi. Allora io parto da uno spunto, quello spunto che abbiamo discusso nella commissione insieme, adesso posso dire, non ti chiamo segretario, al coordinatore e collega Mario Scialla. Ci abbiamo pensato parecchio, perché siamo partiti prima nell'inquadrare l'aspetto e il sistema sanitario nazionale, per poi man mano canalizzare tutte le problematiche di tutti i decreti, non decreti che sono arrivati, e soprattutto siamo arrivati addirittura a parlare, cosa che poi è stato sciolto o non sciolto dal governo, sulla vaccinazione obbligatoria o non obbligatoria e su tutto ciò che poteva derivare invece una decisione parlamentare sull'obbligatorietà. E poi man mano abbiamo incalzato il ragionamento. Il primo problema è stato appunto il sistema nazionale, ma il sistema nazionale, al di là dei vertici, in realtà è fatto dai medici. I medici che hanno dovuto in prima battuta, secondo me, affrontare le problematiche da soli. E allora lì si è cominciato a ragionare per noi penalisti, perché adesso siamo ancora nel vivo e il dopo, e lì ci siamo un attimo fermati. Nel momento che ci siamo fermati come riflessione, abbiamo anche osservato appunto tutta la procedura e tutto il processo penale Covid-19. Se voi avete letto attentamente la locandina nasce perché c'è un percorso di pensiero, un percorso poi di dove vogliamo giungere nel porre a voi la riflessione. E allora voi vedete che oggi abbiamo tra i relatori il professore Vittorio Fineschi, parlerà dei problemi conoscitivi e organizzativi dell'emergenza sanitaria e i conflitti di coscienza. Vedete, perché la Commissione non è che ha parlato solo di puro diritto, ma ha parlato anche di etica e di morale. E noi sappiamo, più che sappiamo, perché ognuno di noi sa, conosce, ognuno di noi ha la propria etica e la propria morale, ma è balzato agli occhi di tutti, e nessuno può chiudere gli occhi su questo problema, che noi abbiamo avuto, purtroppo, o amici o conoscenti e parenti che colpiti dal Covid sono lasciati soli nel passaggio dalla vita alla morte. Quel sole, quel essere soli, quel non ricevere all'inizio nemmeno le esequie funerarie. Voi sapete che qualsiasi popolo, qualsiasi credo, in realtà l'onoranza funebre è manifestazione anche di rispetto. Ma io vado poi prima ancora di questo. E quando gli ospedali ricevevano migliaia di persone all'inizio e al medico era demandata una scelta tra un vecchio e tra un giovane, chi mettere se la rianimazione è già, posso dire, strapiena, chi devo mettere se ho solo un posto? Qui si apre non solo problemi di coscienza, ma si aprono anche poi problematiche, poi anche di responsabilità penale o no? Ed ecco, vedete, vi faccio un purpurì di cosa oggi andiamo a esaminare. La professoressa avvocato Silvia Massi invece dice: Covid e nuove fattispecie di illecito, sanzione penale e sanzione amministrativa. Perché non è che quei DPCM che sono nati, adesso decreti leggi, sono
se voi le avete lette attentamente, ogni volta c'era quel qualcosa di più, qualcosa di penalizzante, quel qualcosa in cui noi dovevamo obbedire, diciamo, a certe regole che forse peccavano sicuramente posso dirlo? Per me sono sicuramente alcune norme state anticostituzionali. Non abbiamo avuto il tempo, non abbiamo avuto... Io mi permetto di dire, abbiamo avuto la paura di essere messi al bando se dicevamo qualcosa che non era corretto in quel momento, politicamente corretto. Io mi permetto di dirlo, che l'avvocato non si deve mai piegare alla paura. Però, e anche questa è un'esperienza, adesso ne ricaviamo invece gli esiti e sugli esiti invece possiamo lavorare con molta attenzione e può essere anche poi, spero non più, però può essere ad esempio per un futuro. Il professor Antonio Fiorella invece poi arriva al clou, vedete la progressione degli interventi, perché è lo scudo penale e la responsabilità penale del sanitario. Perché è vero, l'abbiamo ragionato nella commissione, adesso è tutto tranquillo. Adesso siamo ancora nell'emergenza perché non mollano nemmeno i programmi televisivi parlare di emergenza, di parlare ancora di paura, di parlare di variante. Ma appena è possibile respirare, come dico io, in realtà le famiglie si domanderanno cosa mi è successo, cosa è successo e poi cosa devo fare. Ed ecco poi l'intervento già di essere, di conoscere, perché l'avvocato verrà intervistato, io utilizzo questa parola, come consulente su molte domande. Penso che tutti voi che fanno soprattutto penale collegato, alla responsabilità professionale medica, sono già stati intervistati, perché io personalmente nel mio studio alcune cartelle cliniche sono già sul mio tavolo per essere esaminate da legali e consulenti. Quindi c'è già una domanda. Le risposte poi man mano le daremo. E poi c'è il professor Adelmo Manna, che la responsabilità nell'organizzazione complessa e strutture sanitarie. Qui addirittura si allarga ancora di più, perché non passiamo solo dal singolo, cioè il medico, ma addirittura poi non solo all'organizzazione, ma soprattutto alle strutture sanitarie. E voi sapete anche che nell'ambito civilistico certe prescrizioni variano se la responsabilità è isolata del medico o se addirittura è all'interno della struttura sanitaria, ma anche sotto un profilo penalistico. Noi sappiamo benissimo che a volte le condanne penali non arrivano magari al medico, ma arrivano alla struttura sanitaria. E questo è l'argomento. E per concludere, come si dice, a me, io sono golosa, lo devo ammettere, sono anche la mia corporatura lo dimostra che sono golosa di una buona tavola, so anche cucinare, e allora faccio l'esempio. La torta, ma sulla torta ci sono le ciliegine, come si dicono. Ed ecco per ultimo l'avvocato Alessandro Giottallevi, che ha un tema, secondo me, lo ritengo, a lui assegnato, amplissimo, difficilissimo, perché poi rientra anche in nesso causale, ed è la medicina difensiva, strumenti processuali di rapido proscioglimento. Una nuova figura di declaratore di non punibilità, punto interrogativo. E allora quella ciliegina ci permetterà poi ognuno di noi di risentire la registrazione di questo incontro, che ringrazio tutti i presenti, di altissima qualità. Ringrazio il segretario Scialla,
che l'ha voluto e ci siamo messi di buona lena, e penso che voi veramente uscirete da questo incontro con appunti, riflessione, e sicuramente ci ritornerete con le vostre riflessioni a essere anche d'aiuto a noi. Ringrazio, come ha detto l'amico Scialla, è presente la consigliera Alessi, che su questa tematica anche è responsabile della commissione specifica insieme ad altri colleghi, e quindi mi fa piacere di essere con noi. E lo dico subito, abbiamo in realtà 19 minuti tempo massimo per ognuno di noi, quindi mettetevi per favore l'orologio, perché non voglio essere poi piccata di essere la maestrina che interrompe, quindi vi prego di aiutarmi in questo. Allora passo immediatamente, lo ringrazio della sua presenza, il professore Vittorio Fineschi, che tanto avrà da dirci. Grazie consigliere, buongiorno a tutti. Ringrazio l'Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato dal consigliere segretario avvocato Scialla, dalle consigliere avvocati Mobrici e Alesi. Ringrazio anche per il coinvolgimento, e un saluto particolare all'amico professor Fiorella, che mi ha coinvolto in questa mia conversazione con voi. Io ho delle diapositive che spero possano essere visibili. Ecco, pregherei di iniziare per far vedere come ho inteso organizzare i problemi conoscitivi e organizzativi dell'emergenza sanitaria e i conflitti di coscienza. Chiaramente prego la seconda e poi la terza, dove vi è la scaletta riassuntiva in terza diapositiva. Ecco qua la scaletta riassuntiva di questi 19 minuti esatti che andrò ad affrontare. L'introduzione dell'avvocato Mobrici, devo dire, ha già sollevato questioni medico-legali importantissime. Mi è molto piaciuto quando ha detto questi pazienti lasciati soli. Sarà la parte finale che io dedicherò al problema, che è un problema che ha un'emergenza penalistica importantissima, delle residenze sanitarie, le RSA, che stanno vivendo un momento di grandissima attenzione in negativo, proprio per l'assalto che vi è stato dal punto di vista pandemico. Ma iniziamo a definire, essendo l'unico medico, ci tengo a mettere dei paletti dal punto di vista medico. Prego, diapositiva qua, ecco. Innanzitutto definiamo, perché qui stiamo parlando di un'emergenza che ha coinvolto e sta coinvolgendo il mondo intero, e la definizione di una pandemia, come vediamo in diapositiva, è un'epidemia che si verifica in tutto il mondo su un'area molto ampia, attraversando i confini internazionali e di solito colpendo un gran numero di persone. È pacifico che è difficilmente controllabile una situazione del genere, e soprattutto, occorre dirlo con grande onestà intellettuale, lo scoppio di questa pandemia ha colto di sorpresa non solo l'Italia, ma direi l'Europa intera e il mondo. Non a caso le notizie che ci giungono dal Brasile e dall'India fanno capire come, dove l'organizzazione del sistema sanitario è forse più frammentaria, non vi è una visione organica, i casi si moltiplicano in numero veramente crescente giorno dopo giorno, ma soprattutto purtroppo si moltiplicano le morti. Io inizierei proprio nella scaletta, dai conflitti di coscienza. Il conflitto più grande è stato toccato già in apertura dall'avvocato Mobrici. Credo che sia fondamentale capire che cosa sia il triage. È vero, soprattutto quando i numeri si sono saliti, non vi era la possibilità non solo di ricoverare tutti, ma di dare un'assistenza intensiva nei reparti alle persone che erano in una
sofferenza, uno stato di salute che non consentiva un respiro autonomo, una condizione di gestione terapeutica senza dispositivi meccanici. E quindi di qui il triage. Il triage, come lo intendiamo noi in epoca moderna, ha solo una derivazione storica da quello che in epoca napoleonica è stato identificato come il vero triage. Al contrario, però, in epoca napoleonica i medici giravano sul campo di battaglia e andavano a valutare i soldati che erano in condizioni migliori per poter l'indomani riprendere la battaglia. Quindi era un triage positivo, si valutava la non gravità del paziente e si lasciava sul campo il più grave, che tanto era destinato non solo a morte certa, ma anche a una prestazione che non era più utile per l'esercito. Adesso il triage ha un significato completamente diverso. Mi dispiace che non si possano far vedere le diapositive, perché esiste un documento che è fatto pochi mesi fa, è stato creato dalla SIARTI, che è la Società Italiana di Anestesia e Rianimazione, e dalla Società Italiana di Medicina Legale. In questo documento si elencano le modalità del triage. Deve avere una immediata prestazione di cura e a chi favorire l'ingresso. Questo è un tema etico fondamentale che era nato in Italia anni fa, quando i primi trapianti non consentivano a tutti di poter scegliere ed essere candidati per un trapianto, e già lì vi erano le liste di attesa che erano costruite su basi criteriologiche. Adesso queste liste di attesa sul Covid prevedono delle scelte basate sulla salute della persona, sull'età, basate sulle comorbidità, si dice, cioè su quante patologie ha il paziente e anche sulle probabilità di successo. Questi sono criteri molto discutibili, eccolo qua, grazie, in diapositiva. Questi sono criteri molto discutibili, tant'è che molti cosiddetti bioeticisti, chi studia dal punto di vista etico queste tematiche, ha diviso la platea fra utilitaristi e non utilitaristi. Gli utilitaristi sono quelli che scelgono dei criteri più semplici. Gli anglosassoni, utilitaristi per cultura, hanno sempre scelto il criterio del first come, first serve. Chi prima arriva, prima viene servito. Adesso, non essendo possibile in tema di pandemia, si sono creati dei criteri discutibili, come tutti i criteri. Quando c'è un criterio, ci sono i bianchi e i neri di ogni possibilità di scelta. Certamente il criterio serve per evitare la discrezionalità. Ma se questo è un tema che adesso è stato risolto, perché nelle diapositive che scorrevano ho fatto vedere come il 30 aprile la Camera dei Deputati ha riassunto in un pamphlet di 48 pagine tutti gli interventi e l'impegno economico da inizio pandemia al 30 aprile, facendo vedere come si è intervenuti anche nel comprare respiratori, nell'allestire moltissime centinaia di nuovi posti che hanno garantito una assistenza e quindi hanno sollevato il medico dalla scelta di chi avviare in rianimazione e di chi non avviare. L'altro tema che, visto che dobbiamo necessariamente tenere i tempi, che in questi mesi si è aperto, è quello delle scelte vaccinali del famoso scudo legale, penale in questo caso, per i medici che sottopongono a vaccinazione le persone. Perché è nato questo criterio? Per due motivi fondamentalmente, non solo per il fatto che vi fosse una ricorrenza di eventi avversi importanti che hanno generato, ahimè, molti procedimenti penali, perché tutte queste morti che si sono succedute hanno aperto, devo dire famoso, mi permetto di dire, tra virgolette, il caso che è successo in Sicilia, dove ben 36 persone sono state raggiunte da avviso di garanzia per una morte post-vaccinale. Nel tentativo di tutelare si è fatto un decreto legge, a mio modestissimo avviso, molto inconcludente, perché si è detto l'ovvio, e quando si dice l'ovvio è inutile ripeterselo, ma
Così si è voluto fare, l'articolo 3 del DL 41 di qualche giorno fa ha voluto elencare le responsabilità, soprattutto le esenzioni da responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS, dicendo che quando l'indicazione contenuta è rispettata, quindi l'indicazione AIFA fondamentalmente, quella per l'immissione in commercio, non si può, il medico va esente da qualsiasi responsabilità. Beh, insomma, c'era bisogno di scriverlo in un decreto? Io penso che fosse abbastanza ovvio, ma c'è di più. Perché questo criterio ha comportato l'evolvere di un altro criterio, la cosiddetta esitazione vaccinale, cioè il fatto che moltissime persone, compresi medici, non si sono vaccinati e non si vogliono vaccinare finché non è intervenuto, sempre nel decreto 41, l'obbligo di vaccinazione gratuita, chiaramente, per gli operatori sanitari. L'esitazione vaccinale è un altro grandissimo problema mondiale. Che cosa è l'esitazione e perché si chiama esitazione? Beh, innanzitutto perché la nostra anglofonia, l'amata anglofonia, ha voluto sposare il termine hesitancy, che in inglese è l'esitazione vaccinale, e infatti la diapositiva è in inglese ma la commenterò, che ha preso piede anche da noi, cioè il fatto che si rifiuti, avanti per favore, altra diapositiva, che si rifiuti la vaccinazione per motivi che generalmente sono legati alla paura. Avanti. Il Ministero è intervenuto, come vediamo, e è intervenuto indicando le categorie, le selezioni, anche in questo caso ha fatto un triage in positivo, dicendo quali persone dovevano essere vaccinate prima e quali dopo, e soprattutto ha messo in alto nella lista, in questo suo circolare ministeriale, il problema degli operatori sanitari. Avanti ancora. Ma l'esitazione vaccinale è un fatto concreto? Beh sì, questo è un recentissimo contributo di letteratura che dimostra come in tutto il mondo sia una realtà percentualisticamente importante. Dove non è una realtà percentualisticamente importante? Negli stati più autoritari. In Cina si vaccinano il 98% delle persone, in Italia, prima dell'obbligatorietà anche nei medici, il 53,5%. Questi dati sono di letteratura e fanno capire come nel tempo però questi dati si sono spostati. Anche l'Inghilterra aveva un tasso molto basso di accettazione vaccinale che si è spostato da circa le quote italiane fino a una quasi completa accettazione, e sappiamo che l'Inghilterra ha risolto quasi tutti i suoi problemi in questo momento. Quindi i problemi della vaccinazione si aprivano su due fronti. E avanti ancora, per favore. Che cosa possiamo dire? Avanti ancora, perché con il tempo non ce la faccio a far vedere tutto. Avanti ancora e ci fermiamo. Il problema quindi che si è aperto è anche in un tema di contenzioso penale è stato il tema della sicurezza vaccinale. Sicurezza vaccinale che ha anche questa una propria definizione in ambito medico, e sicurezza vaccinale vuol dire semplicemente far capire, quindi una campagna informativa, come i vaccini debbono essere somministrati, ma soprattutto prima della somministrazione qual è il messaggio da mandare alla popolazione. Se abbiamo un'esitazione vaccinale all'interno degli operatori sanitari vuol dire che il problema è reale, è concreto, di accettazione di un vaccino. E sappiamo anche che in Italia ci sono delle correnti, ma in tutto il mondo, i cosiddetti Novax, che hanno delle motivazioni, non sto qui a dire quanto scientificamente fondate, ma comunque delle motivazioni ideologiche che ostacolano un tasso di accettazione ampio. La sicurezza vaccinale quindi è stato un percorso necessario che ha visto però delle controversie e soprattutto delle problematiche di tipo anche di conflittualità. Avanti ancora. Che cosa si è fatto quindi? Beh, si è scelto di cercare una misura legislativa. Questo è l'atto del Senato, non entrerò nella parte che credo sarà trattata dal professor Fiorella, perché insieme a lui, ma devo dire soprattutto lui, ha fatto parte, abbiamo fatto parte insieme della commissione della FNOMCEO, della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, e il professor Fiorella è stato l'estensore di un articolo che penso commenterà più avanti sul cosiddetto scudo penale nella responsabilità Covid. Avanti.
Certamente per i vaccini bisogna farsi due domande. È sicuro vaccinarsi e come questi vaccini lavorano? Avanti ancora. C'è una grande indeterminatezza terminologica su come questi vaccini e gli esiti dei vaccini devono essere inquadrati. Si fa confusione su evento avverso, su reazione avversa e su effetto indesiderato, che sono cose che medicalmente devono essere tenute ampiamente distinte. Non sono la stessa cosa. Alcune sono scollegate dalla somministrazione di vaccino, alcune sono eventi accidentali sempre collegate alla somministrazione del vaccino, che ricordiamoci è comunque una sostanza estranea al nostro organismo e quindi determina sempre una reazione. Quindi quelle linee di febbre, quel dolore in sede di puntura sono fatti normali, però l'allarmismo generale ha fatto sì che diventassero problemi non più normali. E allora, avanti ancora, che cosa è successo? Credo che innanzitutto si è dato e si è consegnato agli operatori sanitari l'obbligo di una profilassi vaccinale che fosse preceduta da una ampia informazione. Questo è un altro tema che ha una grande rilevanza nell'ambito anche della costruzione penale di queste cause, perché ogni volta che c'è un evento avverso collegato alla vaccinazione, la prima cosa che un paziente, che non ha un esito mortale ovviamente, ci riferisce: non sono stato informato di quanto questo vaccino poteva determinare sul mio organismo. Le reazioni non mi erano state spiegate, avessi saputo non mi sarei sottoposto. E poi, come diceva con una domanda che non è certamente retorica l'avvocato Mobrici, la famiglia in casi di eventi fatali post-vaccinali si chiede: ma adesso cosa devo fare? C'è una relazione causale? Non c'è. E su questo punto occorre fare un'ulteriore distinzione. Avanti, per favore. Perché se l'informazione è la prima partita che si gioca in questi eventi avversi, avanti ancora, con magari non aver svelato tutti i rischi, le segnalazioni ci dicono adesso alcune cose che questo è il documento ministeriale del 30 aprile, quindi 4 giorni fa. Ci dicono alcune cose, che innanzitutto non tutti i vaccini hanno la stessa modalità di azione, e questo ormai l'informazione lo ha fatto capire. Avanti ancora. Ci dicono anche che gli eventi avversi più numerosi sono stati collegati a un vaccino che massmediaticamente si crede essere più sicuro, cioè il Pfizer, ma per un motivo anche questo, non perché sia più pericoloso, ma perché è stato somministrato molto di più. Conseguentemente gli eventi avversi, che sono statisticamente determinati, perché sappiamo che 1 su 10.000, a seconda del tipo di vaccinazione, può capitare come evento avverso, è chiaro, di fronte a milioni di somministrazioni ha avuto un picco numerico più importante. L'AstraZeneca, così diciamo tartassato dall'opinione pubblica, come vediamo ha un tasso molto relativo di incidenza, ma è stato somministrato molto poco. Sappiamo quindi che tutte queste vicende, avanti ancora, almeno vediamo anche i casi mortali per tipologia di vaccino, come vediamo hanno una percentuale che è quella che ci interessa su 100.000 casi, che grosso modo si equivale, numero più, numero meno, e sappiamo anche conseguentemente che ogni vaccino ha i suoi pro e i suoi contro. E non a caso l'EMA, nel tenere anche AstraZeneca in commercio, che poi ha cambiato nome, ma è sempre quello il vaccino, ha fatto un discorso di bilanciamento, e quindi ancora una volta il problema della coscienza, il conflitto di coscienza. Continuerò a somministrarlo adesso anche sotto i 65 anni, perché chiaramente i benefici prevalgono sui rischi. Avanti. E visto che sono in un consesso di penalisti, il nesso di causalità. Si tenga anche conto di un'altra cosa, che in ambito medico la correlazione causale fra un vaccino e il suo evento avverso ha una strutturazione del tutto estranea ai principi del diritto penale italiano. Quindi la confusione che si crea dicendo è un evento post-vaccinale non vuol dire che c'è nesso causale fra quel decesso e il vaccino, ma credo che in questa
sessione così importante di persone relatori, sarà chiarito anche questa parte del nesso. Il vaccino gli enti regolatori hanno una scalarità di linee causali che non ha nulla a che vedere con i criteri propri della dottrina penalistica italiana. E quindi, però, che cosa rimane in piedi? E vado a concludere, sono avanti ancora, per favore. Rimangono in piedi, ecco qua, vedete le categorie, si ragiona per categorie logiche di comprensione, per tessere di mosaico che sono mediche, sanitarie, non hanno un filone logico-giuridico. E i nessi di causalità si esprimono in termini dubitativi, di ampia tollerabilità, che non ha veramente nulla a che vedere con i principi penalistici. Avanti ancora, e vado veramente alle ultime diapositive, certamente quando si somministra un vaccino però bisogna tenere mente, e queste sono le cose importanti, sia delle controindicazioni, cioè la presenza nel ricevente di una condizione che accresce il rischio di una reazione avversa. Non farlo è chiaro che fa sorgere o potrebbe far sorgere conseguenze anche penalisticamente rilevanti. Avanti ancora. E poi ancora le precauzioni. Una precauzione indica la presenza nel ricevente di una situazione che può aumentare il rischio di una reazione avversa o che può addirittura compromettere la capacità del vaccino di indurre l'immunità. Quindi valutare se è il caso in quelle persone di farlo e le conseguenze della mia scelta, se lo faccio o meno. Avanti ancora, le ultime. Certamente poi concludo con i problemi delle RSA. Questo è un enorme problema perché, devo dire, gran parte del clamore mediatico è nato proprio all'interno di queste RSA. Avanti, che cosa possiamo dire? Questo è il dato della ricorrenza, di quante sono in Italia. Vedete, sono quasi 3.500 strutture RSA in Italia e quindi concentrate in varie regioni, come la sanità ormai italiana ci ha abituato a vedere, ma è un problema notevolissimo che nel DL 41 si è cercato di risolvere anche a livello del consenso alla vaccinazione degli ospiti dell'RSA, perché c'era il problema dell'incapacità naturale. Come facciamo a vaccinare queste persone? Chi ci dà il consenso? È stato risolto dicendo, beh, in questi casi, quando non c'è un atto di amministratore, ricorreremo al direttore sanitario, che diventa la figura di riferimento. Scelte che ovviamente hanno un grande contesto politico-sociale e che magari non sono sempre lineari, perché insomma si addossa a delle persone che hanno compiti sanitari scelte anche organizzative, il che concentra ulteriormente dentro le RSA problemi di responsabilità. Avanti, ed ho concluso veramente. Ma che cosa dire? Che le RSA sono state così bersagliate perché non vi era all'interno nessuna linea guida che prevedeva dei percorsi. Avanti, che sono state create successivamente. Come vediamo, ci sono dei passaggi che si è cercato di isolare i pazienti, con tutto questo che comporta dal punto di vista anche assistenziale. Si badi che un paziente fragile che non può vedere i familiari è un paziente che peggiorerà rapidamente e questo ricomporterà delle responsabilità, ovviamente. Oppure l'organizzazione interna, come si è cercato di tutelare, ma si pensi che si sono contagiati anche gli operatori sanitari in queste RSA. Quindi si è creato un circolo vizioso che non si riusciva più a risolvere. Avanti ancora. Avanti ancora, per favore, diapositiva. Ecco, e si è cercato di risolvere mediante delle politiche strategiche, cioè si è cercato di creare all'interno dei comitati, si è cercato di creare delle direttive interne disegnate, si dice sartoriali, cioè ogni RSA, a seconda delle caratteristiche degli ospiti, aveva delle risposte organizzative. E poi infine, ecco qua, e apro solo la strada, l'ultima per favore, avanti, apro solo la strada al professor Fiorella per far vedere però, Antonio, come il tuo lavoro splendido che farai vedere è stato poi tradotto in Senato in maniera completamente diversa. La lascio un attimo questa diapositiva perché, come vedete tutti voi penalisti insigni, si è trasformato, sì, te la passo poi, è stata discussa venerdì scorso in Senato. So che
nulla di fatto, si direbbe in termine calcistico, ancora non è stato licenziato nulla, ma come vedi, quando tu esporrai i tuoi principi che regolavano ciò che la FNOM CEO riteneva, ciò che la Federazione Nazionale riteneva congruo da fare, è stato poi modificato in aula con vari passaggi e come vedi si è cercato delle soluzioni che sono un po', diciamo, non so come... Ecco, non congeniali, grazie, non mi veniva un termine così elegante, avrei detto molto peggio, grazie consigliere. Ecco, l'ultima, che è un'immagine, solo per far vedere come la pandemia è in questo momento la Troia in fiamme. Fuggiamo da Troia in fiamme e cerchiamo riparo. Il Lazio, devo dire, quindi Roma, dove Enea con Anchise approda, in questo momento è specchio di virtù, perché devo dire la vaccinazione è stato un esempio nazionale, ciò che sta succedendo nel Lazio, con quegli hub mirati, una vaccinazione lineare, elegante, e quindi onore al merito, e speriamo che questo, perlomeno nel Lazio, risolva molti problemi. Grazie per l'attenzione. Vabbè, professore, lo so che il tempo è tiranno, perché ognuno di voi meriterebbe un convegno, un incontro a sé, ma lei è stato chiarissimo e ha ragione nel dire che ha fatto un riepilogo di tutto ciò che gli altri colleghi andranno adesso a esporre. Ma le posso fare subito una domanda? Ma è una domanda così che deve rimanere forse nel vuoto senza il problema. Ma non so se voglio fargliela dare adesso e tengo invece tutti in suspense per un altro incontro. Perché, professore, sotto un profilo tecnico medico, infatti ha ragione nel dire a lei, soprattutto i familiari, ma io dico che addirittura adesso ci saranno dei problemi che soprattutto voi medici, allo Stato, per quanto ho potuto sapere e conoscere, siete un poco reticenti nel dare poi la risposta, perché ci sono stati casi che a distanza magari di 15, a volte anche del mese della prima somministrazione, eccetera, ci sono stati, per dire, in giovani, e questa abbiamo l'esperienza soprattutto nell'ambiente universitario, che hanno avuto le flebite, che prima non c'erano nessune flebite, oppure dopo magari un mese dei ricoveri, perché appunto ci sono stati, per dire, delle forme secondarie sulla pelle, eccetera. E allora questo poi sarà la domanda che rivolgeranno a noi avvocati: ma quel vaccino era veramente un vaccino o era un falso vaccino? Perché la differenza tra vaccino, come lei sa bene, c'è un determinato percorso, da invece un titolo di un vaccino, che vaccino non è, perché è già stata posta questa domanda. E per quello che ho detto, non voglio forse sapere la sua risposta, ma in realtà vengono già posti questi problemi, che giustamente lei ci ha detto, a volte bisogna valutare ciò che è preferibile, soprattutto nell'ultimo slide, se somministrare o non somministrare. Ma è vero che poi l'ultima domanda, il paziente, chiamiamolo così, è improprio, il paziente si affida sempre a una risposta medica. E allora qui poi si divide i medici che sono comunque sempre a favore del vaccino, i medici invece, i dubbiosi, che purtroppo hanno dovuto fare un passo indietro, anche perché alcuni all'inizio soprattutto erano stati messi sotto disciplina. E questo lo devo dire, eccetera. Ma sicuramente, per quello che mi sono permessa, forse non voglio la risposta, ma non gliela do. Seguito del suo ragionamento. Prego. Chiedo scusa dell'intrusione, no? Io ringrazio i consiglieri Scialle e Mobrici per avermi accolto questo convegno che è organizzato dai penalisti per i penalisti. Mi permetto di inserirmi un attimo solo per ringraziare il professor Fineschi, che conosco ormai da tanti anni e con il quale ho avuto l'onore di collaborare nel periodo in cui ho coordinato l'avvocatura del Policlinico Umberto I. Abbiamo lavorato a tantissimi casi, io come avvocato, lui come medico legale, professore di medicina legale, che è uno dei massimi studiosi ed esperti in Italia della medicina legale. Quindi
quindi lo ringrazio molto a titolo personale, ma anche dei civilisti e di tutti coloro, perché oggi non l'abbiamo menzionati, ma di tutti coloro, dei colleghi che ci ascoltano, che insomma avranno sicuramente apprezzato e tratto beneficio dal suo intervento, che è così sempre utile e puntuale. E diciamo mi fregio un po' di essere anch'io, sappiamo che lavoriamo tutti nel Servizio Sanitario Nazionale, di questa, devo dire, impulso che nel Lazio è stata data alla campagna vaccinale, che è molto utile a beneficio di tutti, e speriamo che poi si estenda su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme a beneficio della popolazione. Quindi lo ringrazio e ringrazio ovviamente tutti gli autorevoli relatori presenti. Grazie alla consigliera Mobrici che mi ha consentito un saluto. Oh, grazie a te, Alessia. Adesso passo la parola alla professoressa avvocato Silvia Massi, che ci introduce, come si suol dire, con passo purtroppo veloce, ma veramente sulle problematiche che noi penalisti le abbiamo subito percepite, come si dice, sulla pelle, non solo sulla mente, ma sulla pelle. E allora a te subito grazie. La parola. Grazie consigliere, ringrazio il consiglio dell'ordine, i consiglieri Scialla e Mobrici per l'organizzazione di questo importante evento. Vado subito a trattare il mio tema, il tempo scorre veloce appunto. E tutti noi sappiamo che all'indomani della fase emergenziale, l'inizio più acuto della pandemia, ha visto il nostro legislatore attivarsi con una attività che possiamo definire alluvionale di provvedimenti normativi, soprattutto utilizzando lo strumento del decreto legge, ma anche decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per introdurre misure di contenimento che limitassero il rischio di pandemia, del propagarsi del virus. Queste misure di contenimento sono state corredate da sanzioni, naturalmente, come sempre capita, cioè per appunto sanzionare coloro che le violassero. Il quadro che ne emerge nel tempo, poi questi provvedimenti, adesso andremo a vedere nel dettaglio le criticità dei provvedimenti medesimi, è un quadro che ne risulta assolutamente frammentato, disorganico. Nell'avvicendarsi di questi provvedimenti che si sono, poi naturalmente parliamo di decreti legge che sono stati convertiti, che si sono anche intersecati tra loro, ma presentando, ecco, rispetto al quadro complessivo che ne emerge, delle problematiche in ordine innanzitutto alla tecnica legislativa, poiché è stata impiegata la tecnica cosiddetta sanzionatoria, cioè precetti non definiti puntualmente dalla legge, ma strutturati attraverso il rinvio a fonti di rango secondario, con sanzioni che si sono poi modificate nel tempo. Quindi problemi per quanto riguarda la tecnica legislativa utilizzata, che si sono poi riflessi anche in problemi di diritto, cioè dal punto di vista della successione di leggi penali del tempo, anche altro grande tema, altro grande problema. Perché è vero che questi provvedimenti si sono concentrati praticamente in 2 mesi, i principali, però creando un problema di coordinamento intertemporale tra queste fattispecie. E può stupire, ma tant'è, che ancora ci sono dei vuoti di disciplina. Cioè questa normativa che è stata strutturata con i provvedimenti normativi che adesso andrò a menzionare più nel dettaglio, si è dimenticata di disciplinare il cuore del problema, cioè la normativa extrapenale di riferimento che dovrebbe definire il procedimento amministrativo che conduce a delineare l'ordine amministrativo da cui scaturisce poi la rilevanza penale del fatto. Il tema di fondo di tutte queste fattispecie che descriverò naturalmente è quello del bilanciamento tra gli interessi contrapposti che sono stati posti all'attenzione politica e dunque anche legislativa. Da un lato la tutela della salute pubblica, della collettività, dall'altro diritti altrettanto fondamentali, la libertà di circolazione,
diritto di associazione, libertà di culto, iniziativa economica, tutti i diritti che la nostra Costituzione sancisce e tutela, messi a dura prova. Si è scelto il lago della bilancia, è andato tutto verso la tutela della salute, con sacrifici enormi che ancora scontiamo, con scelte che però hanno creato grandi, sappiamo tutti, grandi dibattiti in ambito politico, in ambito giuridico, filosofico, con approfondimenti che poi i posteri, probabilmente chi verrà dopo di noi, riuscirà a capire meglio il quadro del fenomeno per come, e soprattutto anche delle responsabilità politiche, se tali si possono definire. In questo quadro di legislazione d'urgenza, la prima disciplina che è stata fortemente criticata è stata quella introdotta nel febbraio, cioè proprio all'inizio della pandemia, febbraio 2020, sono state introdotte le prime misure di contenimento e questo decreto numero 6 del 2020 ha previsto una fattispecie molto ampia che appunto contravvenzionale, una contravvenzione per sanzionare la violazione di tutte le misure di contenimento in modo generalizzato, sia che fossero appunto relative alla circolazione, alle attività, tutte le misure venivano, appunto la violazione delle misure, scusate, veniva sanzionata con questa fattispecie, parlo del decreto legge numero 6 del 2020 all'articolo 3, fattispecie strutturata in modo davvero raccapricciante per i tecnici del diritto, perché richiama appunto, sanziona la violazione di queste misure facendo un rinvio generalizzato all'articolo 650. Come sappiamo, contravvenzione che sanziona chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità, facendosi riferimento naturalmente a un ordine puntuale riferito allo specifico soggetto, il 650. Nel caso invece del decreto numero 6, questo, la contravvenzione riguarderebbe misure di contenimento generale ed astratte, non solo. Il problema qua si pone per il fatto che tali misure di contenimento non sono definite solo dalla legge, perché questo decreto individua un tot di misure, ma rimette poi all'autorità amministrativa l'attuazione di queste misure. Quindi, in definitiva, qua siamo di fronte a una classica figura di norma penale in bianco, la cui definizione è rimessa appunto all'atto discrezionale dell'autorità amministrativa, e dunque il destinatario non sa rispetto a quale attività potrebbe essere penalizzato. E infatti questa fattispecie ha creato il polverone, criticata da tutti, ed è stata abrogata di lì a poco dal successivo provvedimento, quello del decreto legge numero 19, che bene o male è ancora la norma di riferimento, salvo alcune variazioni che poi vedremo. Decreto legge numero 19 che introduce una disciplina più organica, innanzitutto stabilendo una cosa molto importante, cioè una progressione delle sanzioni, distinguendo l'illecito amministrativo dall'illecito penale. Poi il decreto legge numero 19 introduce tutte le misure di contenimento rilevanti, dato importantissimo, mentre il precedente decreto rimetteva all'autorità amministrativa anche locale la loro definizione, questo decreto invece stabilisce per legge, quindi abbiamo una fonte, decreto legge ovviamente poi convertito, fonte di rango primario che definisce le misure in questione. Nel differenziare la tipologia di fatti in questa chiave, come dicevo, di progressione delle sanzioni, questo decreto individua come illeciti amministrativi la violazione di tutte le misure di contenimento che riguardano la mobilità, cioè la circolazione, tutte le attività che sono state appunto vietate, le attività di associazione, le attività economiche, tutte quelle misure che sono state prese appunto per il contenimento
del rischio da contagio, la violazione integrerebbe un illecito amministrativo. Anche la violazione della quarantena precauzionale, cioè quella che riguarda il caso in cui un soggetto è venuto a contatto con un positivo ma non è esso stesso positivo, la violazione di questa misura integra un illecito amministrativo. Dov'è dunque il rilievo penale? Qua viene introdotta una contravvenzione, articolo 1, lettera... l'articolo 4 al comma 6 introduce la contravvenzione. La contravvenzione riguarda solo l'ipotesi in cui, quindi il rilievo penalistico è fissato solo nell'ipotesi in cui vi sia la violazione del divieto assoluto di allontanamento dall'abitazione per il soggetto positivo. Quali criticità però presenta questa fattispecie? Innanzitutto, la fattispecie anche qua è strutturata attraverso rinvio a altra fattispecie, in questo caso non più il 650 del codice penale, ma l'articolo 260 di un regio decreto del 34 che punisce la violazione dell'ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione della malattia, tuttavia non si comprende la natura di questo rinvio, cioè più nel dettaglio se si tratti di un rinvio al precetto del 260 o soltanto alla sanzione. Per risolvere la questione i commentatori subito hanno detto no, è rinvio quod penam, non c'è nessun problema. Però anche qua un'ulteriore stranezza, perché poi la pena viene rimodulata nel comma successivo, quindi in effetti un rinvio solo per la pena sembrerebbe un po' veramente una grande stranezza. Rinvio al precetto del 260 potrebbe essere, anche perché la materia è questa, appunto il 260 riguarda la materia sanitaria, tuttavia il 260 fa riferimento a un ordine legalmente dato che dunque dovrebbe essere elemento costitutivo della fattispecie e la cui definizione dovrebbe comunque essere chiarita, almeno dal punto di vista di chi sia il soggetto deputato a emettere questo ordine, quale sia l'iter procedimentale che sottende l'emissione di questo ordine. E qua abbiamo il problema dei problemi che ancora non è stato risolto, e cioè chi in effetti sia il soggetto tenuto a stabilire o applicare la misura della quarantena. Sembra assurdo, ma il sistema qua è andato un po' in cortocircuito, perché si è preoccupato di penalizzare la violazione di un ordine che non è stato disciplinato, non è stato individuato il soggetto deputato a, come dicevo, stabilire l'ordine, non è stato disciplinato l'iter, non è stato neanche previsto un diritto di ricorribilità al soggetto a cui viene applicata una misura, magari illegittimamente, magari per un errore. In fase di conversione di questo decreto, in effetti qualcosa si è fatto, perché nel maggio 2020 è stato stabilito, legge di conversione del decreto numero 19, è stato stabilito che questo soggetto sia il sindaco, cioè che il soggetto, l'autorità deputata a emettere ordini di quarantena sia il sindaco. Però questa indicazione si deve confrontare con un altro intervento normativo che si è andato a intersecare. Prima dicevo che il problema qua è quello dell'intersezione. E questo provvedimento è quello numero 33 del 2020, che in realtà è stata norma che da un lato ha previsto il limite alla durata della quarantena, quindi in questo senso norma più garantistica, stabilendo appunto che la quarantena, che la
la fattispecie si può configurare, la misura di contenimento, cioè il divieto di mobilità, può configurarsi soltanto fino alla guarigione o al ricovero, quindi stabilendo un limite alla rilevanza penale. E questo, in questo senso, come dicevo, sicuramente è norma più garantistica. Tuttavia, il decreto legge numero 33 del 2020 prevede, come autorità deputata a emanare sempre questo famoso ordine, l'autorità sanitaria. A corredo e a completamento, qua vado a concludere perché mi sono resa conto che il tempo scorre velocemente, a corredo di tutta questa disciplina va considerato che nel novembre 2020 c'è stata anche una nota dell'ANCI, cioè dell'Associazione dei Comuni Italiani, che ha, appunto, in cui i sindaci hanno fatto presente che loro non hanno assolutamente questo compito, potere, o comunque non sono onerati nel senso di applicare gli ordini di quarantena, e che questo compito spetterebbe piuttosto alle ASL, che hanno la gestione dei contagi. Tuttavia dovrebbe essere il legislatore, naturalmente, a chiarire questo punto, a individuare in modo più preciso chi siano i soggetti deputati. E da questo punto di vista va considerato che una pronuncia molto recente, un decreto di archiviazione del GIP di Milano, nel marzo 2021 ha infatti archiviato un caso riguardante una persona, una donna che si è allontanata dalla struttura sanitaria positiva, pur positiva, ha dovuto archiviare questa la rilevanza e quindi il procedimento, considerando il fatto che nel caso specifico non era presente alcun ordine legalmente dato rispetto al quale poter considerare configurata la fattispecie, la contravvenzione di riferimento. Quindi, in definitiva, in mancanza di una disciplina specifica di carattere amministrativo sulla definizione dell'ordine, l'applicazione e le modalità di applicazione, rimane questo vuoto, che poi naturalmente si riflette anche dal punto di vista della disciplina dell'errore, cioè come si può considerare configurata una fattispecie anche contravvenzionale, comunque in una ipotesi, secondo me in questo caso ci sarebbero gli estremi di un errore incolpevole, poiché è un soggetto che non conosce, ma non può neanche conoscere la disciplina di riferimento, incorre quantomeno in un caso di 47 ultimo comma, che vabbè è fattispecie disapplicata nel sistema, però astrattamente invocabile. Per chiudere, ma chiudo rinviando ai successivi e più autorevoli contributi che seguiranno il mio, l'ultimo livello sanzionatorio è quello dei delitti, delitto di lesioni e omicidio colposi, naturalmente già richiamati dal professor Fineschi, e i delitti di epidemia. Naturalmente qua tutti i problemi in ordine all'imputazione oggettiva e soggettiva si pongono e saranno meglio affrontati nelle relazioni successive, ma chiudo anche con una considerazione rispetto all'epidemia, perché questa fattispecie è stata richiamata in tutti i commenti, anche nei testi legislativi, con la clausola di rinvio a epidemia. Epidemia, qua parliamo di eventi macroscopici, cioè parliamo di contagi di un numero rilevante di persone con un evento ulteriore di pericolo che consiste in una diffusione sulla larga scala di una malattia. Cioè, possiamo immaginare che un soggetto che esca per la strada possa realizzare eventi di questo tipo? Casi veramente da manuale, da film, o comunque sì, la provetta magari viene appunto presa dal laboratorio e diffusa, lo so, all'interno di un consesso di tante persone, ma in ogni caso astrattamente questa fattispecie potrebbe ipotizzarsi sempre rispetto a organizzazioni complesse, che può essere un'organizzazione, un ospedale o RSA, sempre con tutte le problematiche di accertamento, uno, del nesso causale, posizioni di garanzia rilevanti, colpa, e quindi rispetto a tutti i principi generali che rivengono in rilievo rispetto appunto all'imputazione di tali fattispecie. Ma ripeto, per la trattazione di questi temi mi rimetto alle
più autorevoli contributi che seguiranno. Vi ringrazio per l'attenzione. Guarda, professoressa, non le faccio delle domande che sono già sul tappeto. No, semplicemente per accorciare il tempo, ma se rimanesse del tempo le pongo, perché sono già quelle che sono sub iudice, e quindi perché molti colleghi hanno impugnato certi provvedimenti nell'interesse del proprio assistito. Però passo immediatamente all'avvocato e professore Antonio Fiorella, che è stato chiamato in causa nel senso buono della parola, elevato della parola, dai qui presenti. E quindi subito a te la parola, professore. Grazie per l'organizzazione di questo evento, che sicuramente gioverà a moltissimi, quindi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è particolarmente meritevole. Ho ascoltato con grande interesse le relazioni che mi hanno preceduta e ne ho tratto spunti importanti. Il tempo che abbiamo è molto limitato, quindi mi scuserete se sarò telegrafico nei passaggi in questa materia, che avrebbe bisogno di un'analisi molto attenta. Diciamo subito che si conferma una materia tormentata, perché non si ha il coraggio di parlare chiaro, normativamente parlando. Una norma chiara noi nell'ordinamento ce l'abbiamo, ed è l'articolo 2236 del Codice Civile, laddove mette in rilievo che quando si tratta di attività caratterizzata da speciale difficoltà tecnica, la responsabilità non viene attribuita per colpa lieve. La disposizione è stata discussa in sede penale, si è inizialmente la giurisprudenza è giunta alla conclusione che si potesse applicare, poi non più, quindi la Corte Costituzionale in ogni caso aveva convalidato la legittimità della disposizione. Però adesso quello che mi preme rilevare è che quella norma aveva una sua chiarezza ed ha una sua chiarezza. Affronta direttamente il problema, prende atto che in alcune attività le difficoltà sono senz'altro superiori e ribadisce un principio generale di ordinamento che non andrebbe mai messo in discussione, ed è il seguente: quanto più difficile è l'attività, maggiore è la scusabilità dell'errore. È un principio generalissimo che attraversa tutto l'ordinamento. Solo che l'articolo 2236 è stato visto come una norma discriminatoria, come se la legge volesse favorire il professionista, cosa che non è assolutamente. Sono intervenute una serie di correttivi da parte del legislatore, prima con un decreto chiamato decreto Balduzzi, che tutti conoscono, nel 2012, poi con la legge Gelli Bianco, in sostanza per cercare di trovare una via un pochino diversa che portasse in ogni caso ad escludere la responsabilità dell'operatore sanitario, quando non si trattasse di colpa grave. Quindi, sempre per giungere al risultato di evitare di attribuire la responsabilità per colpa lieve. I passaggi sono tanti, gli equivoci che si sono rincorsi sono moltissimi. Cerchiamo di arrivare però al nostro punto specifico, riservandoci semmai in altra occasione di affrontare tutte le articolazioni di questo complesso problema. L'articolo 590-sexies, che ormai opera in materia nel nostro codice penale,
È stato oggetto di interpretazioni contrastanti, sono intervenute le sezioni unite appunto in materia di attività sanitaria, a mio avviso non hanno affatto chiarito correttamente il senso dell'articolo 590 sexies. Quando in materia di Covid il legislatore si è trovato dinanzi al problema specifico che noi oggi abbiamo approfondito, ha ritenuto di introdurre una disposizione che corrisponde al cosiddetto scudo penale con il decreto legge del 1 aprile del 2021, il numero 44. La relazione a questo decreto legge ha rappresentato questa disposizione come una disposizione speciale rispetto all'articolo 590 sexies. L'articolo 3, appunto, di cui stiamo parlando, si limita a confermare che la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione. Questa norma in sé, lo ha già detto il professor Fineschi, è ovvia. Perché è stata creata con questa conformazione? Perché sostanzialmente si è voluto dire che il medico che pur coltivi una quantità di dubbi e che tuttavia prosegua nella vaccinazione, se si attiene al minimo dei minimi, che sarebbero appunto quei minimi indicati nelle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, eccetera, ebbene va comunque esente da responsabilità. In questo senso è uno scudo, cioè è impermeabile, non lascia transitare profili di responsabilità. Io ho seguito pedissequamente le indicazioni, punto. Ma se io avevo altri dubbi, altre informazioni, altre ragioni per dubitare, seriamente, concretamente, cadono nel cestino del nulla? Ecco, questo è il problema. E quindi la forza che dovrebbe avere l'articolo 3 del decreto legge numero 44 è fondamentalmente quello di eliminare qualsiasi incertezza sulla conclusione. Io ho seguito quelle indicazioni, sono esente da responsabilità. Non so quanto reggerebbe questa alla luce dei principi che governano il nostro sistema. Comunque, adesso in Senato, ha annunciato giustamente oggi il professor Fineschi, è stato introdotto come articolo che governa la materia che ci interessa, il 3-bis. Questa norma è una norma che dovrebbe essere a tutela. Però io mi chiedo, dall'idea indicata nel 2236 della speciale difficoltà tecnica che tutto contiene, anche la difficoltà che nasce dalla mancanza di strumentario, è una speciale difficoltà tecnica che opera nel caso concreto. Anche quella difficoltà che nasce perché qualche persona di cui tu ti devi utilizzare non è sufficientemente specializzata, anche quella si riflette in speciali difficoltà tecnica. Ebbene, dall'idea di fondo che corrisponde al principio di ordinamento della speciale difficoltà tecnica, per supportare l'esclusione della responsabilità si passa al disagio operativo e si dice: chi è che si avvarrebbe qui della, chiamiamola, immunità o scudo? Colui che sia a diretto contatto con il virus, ovvero con i pazienti affetti dal virus. Ma io mi chiedo,
ci rendiamo conto del significato? E tutti i medici che non sono immediatamente a contatto, ma che vivono pienamente ancor più la speciale difficoltà tecnica, quel medico allora non si giocherebbe affatto? È un controsenso. Qui si dice che si vuole proteggere il medico e si riduce a minimi termini. Quindi quello che sembra si voglia sottolineare è il disagio operativo, cioè la congestione, la paura, la confusione. Ma quello può essere uno degli elementi. Certamente non è l'elemento che decide della responsabilità. Poi si pensa di raggiungere un risultato ottimale parlando di colpa grave, creando una norma definitoria e parlando di evidenza dell'errore. Ma caliamo il concetto di evidenza nel nostro sistema processuale. Questa evidenza come farà il giudice a distinguerla dalla certezza oltre ogni ragionevole dubbio? Qual è l'evidenza? L'evidenza è necessaria di per sé, io direi. Se evidenza la intendiamo appunto al di là di ogni ragionevole dubbio. Perché qual è altrimenti l'evidenza? Quella epidermica che magari confligge con la realtà? O è la realtà che si deve affermare come prova? Quindi è evidente che sono formule che possono reggere a livello giornalistico, ma non possono reggere sul piano del concreto accertamento processuale. Ora, si considerano le ipotesi di emergenza, ma si dimentica che il punto fondamentale è la mancanza di supporti esperienziali. Quello che caratterizza il tema del Covid è che è la novità, è la mancanza di supporti esperienziali che va messo in rilievo come dato fondante dell'esclusione della responsabilità. Invece in questa formula scompare completamente. È strano poi che si dica anche laddove vi sia colpa grave, ferma la responsabilità disciplinare, comunque non si risponde né civilmente né contabilmente, ma prima di tutto si dimentica la responsabilità penale. Cioè, con questa formula che cosa si vuol dire? Che comunque si risponde allora penalmente se c'è colpa grave. Però io rispondo penalmente ma non rispondo civilmente. Ma nel nostro sistema è possibile una conclusione di questo tipo? Lo capirei se avessimo un sistema assicurativo che valesse a copertura, ma non mi pare che ci sia un corretto legame, almeno un esplicito legame a questo tema della responsabilità assicurativa a copertura anche della responsabilità civile. Quindi a me sembra che non sia questo il sistema di poter risolvere il problema che purtroppo ci troviamo ad affrontare. E con questo concludo. Grazie. Il tempo stringe, altrimenti sarebbe stato utilissimo per tutti noi, per i colleghi che ci sentono, invece fare il confronto appunto con il vuoto, perché io poi faccio una sintesi brutale a volte dei concetti, ma è un vuoto normativo, è un vuoto di tutto, di tutti i concetti eccetera, rispetto invece la sua proposta, che era in realtà dettata appunto da una, io dico, sapienza logica giuridica. Non abbiamo tempo, ma io mi riprometto che su questo tema, purtroppo, aggiungo sempre, avremo tanto da dire e tanto da fare, e il Covid non si fermerà sicuramente
di riempire i nostri studi, io dico, e anche le nostre riflessioni, e quindi ritorneremo con i medesimi relatori partendo da oggi e andando in avanti. Allora passo subito la parola al professor avvocato Delmo Manna, che abbiamo detto che ci parlerà della responsabilità nelle organizzazioni complesse delle strutture sanitarie. Vedete, come vi ho detto prima, la scaletta non è una scaletta così dettata da un formalismo, no, è dettata soprattutto da quello che andiamo a sviluppare man mano. E quindi, professore, a lei la parola. Grazie. Grazie all'avvocatessa Mobrici, grazie all'avvocato Scialla e all'intero Consiglio dell'Ordine per avermi coinvolto in questa molto interessante, voglio dire, convegno su questa vera e propria novità che, come vedete, stanno anche trasformando molto il diritto penale, perché il diritto penale e anche l'illecito amministrativo si trovano a doversi adattare a un fenomeno molto nuovo, con tutte quelle contraddizioni che abbiamo potuto constatare sia sotto il profilo dell'illecito amministrativo quasi di carattere punitivo, sia sotto il profilo dell'illecito penale, che vuole non essere punitivo ma poi si incarta, come abbiamo visto, sotto il profilo della colpa grave e non riesce a risolvere i problemi. Io non tratterò di questioni strettamente di carattere esegetico, perché il tema che mi sono ritagliato riguarda problemi di teoria generale, anche perché non sono intervenuti sul punto, non è intervenuto sul punto il legislatore. Però pongo il problema che è stato già posto in altri ordinamenti, quello della responsabilità nelle organizzazioni complesse. Ed in particolare io vorrei distinguere in due parti questo mio ovviamente breve intervento, che conto di che rimanga nei 19 minuti concessi. Primo problema, secondo me, che dobbiamo porci è quello delle strutture sanitarie. Le strutture sanitarie possono essere ritenute responsabili da reato ai sensi della 231 del decreto legislativo 231 del 2001, oppure no? Questo io credo che sia un problema molto grosso, perché laddove le strutture sanitarie vengono ritenute responsabili da reato, non entro minimamente nel problema se si tratti di un illecito amministrativo autonomo dell'ente oppure soltanto del reato commesso dalla persona fisica, sono per questa seconda ipotesi, ma non ho il tempo di spiegare il perché. Il problema è ovvio, perché alle strutture sanitarie, laddove sia stato commesso un reato da un soggetto, persona fisica, dipendente o dirigente della struttura sanitaria, si possono applicare le sanzioni interdittive e o pecuniarie con il sistema per quote previste, e la confisca e l'amministratore giudiziario e la pubblicazione della condanna in uno più giornali, lo strumentario sanzionatorio previsto dalla 231 del 2001. Per risolvere, a mio avviso, il problema è necessario confrontarsi con l'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto, il quale appunto soprattutto il secondo e il terzo comma ci dice: le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non si applicano allo Stato,
agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Allora, come capite, qui il legislatore ha ritenuto di staccare la responsabilità dell'ente da quelli forniti di personalità giuridiche, ma l'ha esteso anche alle associazioni prive di responsabilità giuridiche. Non si applicano poi ovviamente allo Stato e agli enti pubblici territoriali, se no la sanzione ricadrebbe sui cittadini, soprattutto a livello pecuniario, e nemmeno nemmeno agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Il problema che si è posto nell'ambito della commissione ministeriale che ha redatto la 231 del 2001, di cui mi sono onorato di far parte, era proprio questo, cioè di fronte agli enti pubblici appunto non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, il problema è: si può applicare la responsabilità dell'ente anche agli enti che esercitano un pubblico servizio, enti pubblici o privati che esercitano un pubblico servizio? Questo era il problema, e il problema trovò la commissione spaccata in due, come spesso capita nel mondo del diritto, no? Dove tante sono le opzioni. C'era l'orientamento del collega Mimmo Pulitanò, emerito all'Università di Milano, Bicocca, il quale era assolutamente indirizzato per una responsabilità anche degli enti privati o pubblici che svolgono un pubblico servizio, gli enti che svolgono un pubblico servizio. Lui diceva: perché noi li dobbiamo escludere? La maggioranza della commissione, me compreso, facemmo rilevare che l'ente pubblico o anche l'ente privato che svolge un pubblico servizio, se noi ipotizziamo delle sanzioni per questo tipo di enti, creiamo un danno enorme alla collettività. Faccio un esempio: un ente che esercita un pubblico servizio è per esempio un ospedale. E allora che facciamo? Applichiamo sanzioni interdittive per cui c'è incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, incapacità di acquistare i beni o servizi derivanti dallo Stato e così via, e in questa maniera blocchiamo totalmente l'attività dell'entità sanitaria, e con un enorme danno per evidentemente i pazienti, i quali poveracci evidentemente come fanno poi se l'ente sanitario non riesce ad acquistare perché ha il blocco derivante dalla sanzione interdittiva, i macchinari per le operazioni chirurgiche o quant'altro, e tutto l'enorme materiale che riguarda evidentemente i vaccini e quant'altro, eccetera, somministrazione e così via. Ma noi facemmo riferimento anche a mio avviso, a un ulteriore problema. Ammettiamo che non si applichino le sanzioni interdittive perché magari l'ente ha utilizzato nel frattempo i compliance programs, e allora si applicano solo le sanzioni pecuniarie, le cosiddette sanzioni per quote che utilizzano il modello del Nord Europa, appunto dei tassi giornalieri. Non entro nel merito di cosa siano perché ci vorrebbe molto più tempo, ma mettiamo sanzioni pecuniarie. Se la sanzione pecuniaria riguarda un ente ospedaliero, ma anche un'università, ma anche una scuola, qualunque ente che esercita un pubblico servizio, è evidente che il danno si ripercuote sugli utenti, perché se un ospedale deve pagare notevoli quantità di denaro
per pagare la sanzione pecuniaria, la sottrae poi a quelle che sono le spese necessarie per andare avanti una, voglio dire, una struttura sanitaria. E così lo stesso per un'università, no? Se a un certo punto il rettore commette una corruzione perché, voglio dire, ha un rapporto, voglio dire, interdetto ovviamente, con una studentessa, mettiamo appunto una corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio perché la promuove, anche se assolutamente non sa niente della materia, ma perché ha avuto rapporti sessuali con la stessa, appunto denaro o altra utilità, la giurisprudenza le estende. Pensate che cosa succede se questo reato si estende anche all'università. Rischia di chiudere l'università, perché ovviamente con le sanzioni interdittive non può più acquistare beni, niente, biblioteche che si fermano e così via, non riesce a pagare nemmeno i professori, l'università va assolutamente in default. E gli esempi potrebbero essere, non continuare. E questo perché? Perché secondo me quegli ordinamenti che hanno voluto estendere al di fuori del nostro paese la responsabilità alle strutture sanitarie è assolutamente, a mio giudizio, da rigettare, perché i danni a livello sanzionatorio sono superiori ai benefici, quindi i danni sono assolutamente enormi, ed ecco perché poi prevalse nel decreto legislativo 231, anche se non c'è scritto espressamente l'esclusione degli enti pubblici che esercitano, enti privati che esercitano un pubblico servizio indipendente, se la proprietà sia pubblica o privata. Perché? Per le ragioni che ho cercato di enumerare in maniera abbastanza sintetica, ma spero assolutamente comprensibile. Ecco perché non si può, a mio giudizio, estendere la responsabilità da reato dell'ente anche alle strutture di carattere sanitario. Giurisprudenza non ve n'è su questo punto, per fortuna, ma soprattutto è la ratio della 231 che fa capire come non possono essere estesi. La ratio della 231 è sempre stata quella di colpire la criminalità a livello economico, cioè secondo un direi il leitmotiv della 231, cioè il crimine non paga, nel senso che la sanzione è superiore al crimine. Ma qua, se la sanzione addirittura danneggia fino praticamente a chiudere l'ente che esercita un pubblico servizio, secondo me bisogna concludere nel senso che le strutture sanitarie non possono essere imputate con la responsabilità da reato dell'ente ex 231 del 2001. Questa dovrebbe essere l'interpretazione prevalente. Però questo punto, e vengo al secondo aspetto della mia relazione, non esclude però un problema che riguarda le persone fisiche, ed in particolare, ovviamente non mi riferisco ai medici perché il tema è già stato abbondantemente molto bene trattato da chi mi ha preceduto, ma io mi riferisco a, per esempio, alle strutture amministrative, cioè al direttore sanitario. È imputabile o no un reato al direttore sanitario? E se sì, che tipo di responsabilità è? È una responsabilità esclusiva del direttore sanitario, oppure si può applicare adesso ad egli anche il problema della delega, o come direbbe l'amico Antonio Fiorella, trasferimento di funzioni nel diritto penale d'impresa? Secondo me il direttore sanitario, e come può essere imputato, voglio dire, laddove emergano reati, con tutti quei problemi, per carità, che abbiamo visto, nesso causale, eccetera, io non entro assolutamente nel merito, ma in teoria può essere applicato al direttore sanitario laddove
voglio dire, commetta reati di questo genere in materia evidentemente di somministrazione di vaccini da parte della struttura, solo che non è l'unico responsabile. Attraverso il meccanismo della delega o trasferimento di funzioni è ben possibile che egli magari abbia delegato attraverso atto scritto o attraverso anche una delega di fatto il controllo sull'attività dei medici che somministrano i vaccini ad altri soggetti, e quindi qui la responsabilità scende verso il basso. Ed ecco perché le procure della Repubblica non hanno mai molto gradito, fra virgolette, l'istituto della delega di funzioni, perché porta la responsabilità verso il basso, mentre le procure della Repubblica in genere optano per una responsabilità anche verso l'alto, soprattutto verso l'altro, anche per ragioni evidentemente legate ai mass media. Solo che secondo me è sbagliato ritenere che costoro sia responsabile anche come colpa in vigilando anche il direttore sanitario. Perché se è così, questa colpa in vigilando non solo si confonde il delegante dalla delega di funzione da un mero incarico di esecuzione, ma secondo me diventa una culpa in re ipsa, cioè diventa una responsabilità di posizione quella appunto del direttore sanitario. Quindi ben venga la delega di funzioni, solo che secondo me resta, e qui c'è un leggero dissenso con l'amico Antonio Fiorella, non è vero che non ci sia mai una responsabilità del delegante o del trasferente alla funzione, resta una, sia pure rara, ma resta una responsabilità, cioè per colpa in eligendo, cioè laddove nel caso di specie il direttore sanitario abbia scelto una persona del tutto incompetente, come certe volte può capitare. Allora, in questi casi, seppure non molto frequenti, residua, secondo me, una responsabilità in carico al delegante. Purtroppo la legislazione, in materia di infortuni sul lavoro, invece ha seguito la giurisprudenza, e quindi è rilevante anche non solo la subdelega, ma soprattutto è consentita la delega, la colpa, si riconosce legislativamente una colpa in vigilando da parte del delegante. Secondo me questa tesi, purtroppo, dove il legislatore ha seguito pedissequamente la giurisprudenza e quindi ha fatto diventare diritto vigente quello che era un diritto solo vivente, non è condivisibile, perché in questa maniera, lo ribadisco, si crea una responsabilità puramente di posizione, una colpa in re ipsa, e quindi sotto questo profilo rischiamo di scivolare verso la tanto deprecata responsabilità oggettiva, che non dobbiamo mai dimenticare, due sentenze della Corte Costituzionale, la 364 dell'88 e la 1085 dell'88, hanno, seppure come obiter dictum, affermato che dovrebbe essere bandita dal nostro sistema penale la responsabilità oggettiva per tutte quelle ipotesi che hanno a che fare con l'offesa al bene giuridico. E qui non c'è dubbio che c'è una netta afferenza con l'offesa al bene giuridico, si tratta appunto di reati, quindi vedere i soggetti attivi responsabili, per cui concludo questo mio intervento in questa maniera. In primo luogo, non mi pare assolutamente praticabile il discorso di una responsabilità delle strutture sanitarie, perché si farebbe veramente un danno enorme a tante persone che aspettano invece il loro turno in materia di vaccini, in materia di terapia e così via, e dopo che abbiamo la media di purtroppo più o meno
500 morti al giorno sarebbe veramente un rimedio molto peggiore del male. Invece, per quanto riguarda il direttore sanitario, ritengo che si possa applicare anche lì la delega o trasferimento di funzioni, che dir si voglia, però con quelle accortezze e con quelle aperture che mi sono permesso di suggerire. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a lei, professore. Non lascio poi, se mi rimane del tempo, delle piccole, diciamo, neiche. Puntualizzo poi ai colleghi che ci stanno ascoltando. Passo immediatamente la parola all'avvocato Alessandro Diotallevi, che anche lui, come tutti gli altri relatori, molto probabilmente il tempo veramente tiranno. Dico ai relatori qua presenti, e penso che sia utile anche ai colleghi, che se lo desidero, poiché sono coordinatrice di Temi Romana, se vogliamo pubblicare le nostre riflessioni e gli argomenti che non abbiamo potuto trattare oggi perché veramente molto molto ristrette, a me fa piacere che dedichiamo proprio, e penso che sia utile ai colleghi, non è che vogliamo, diciamo, dire noi siamo belli bravi, no, penso che sia proprio utile ai colleghi che tutte le tematiche che abbiamo dovuto restringere invece le esplichiamo ampiamente, e quindi magari nel prossimo trimestre, perché adesso esce questo Temi Romani che è già compiuto, il prossimo lo possiamo proprio dedicare alle tematiche oggi affrontate. Quindi chi lo desidera, mi fa molto molto piacere pubblicarlo. Avvocato Diotallevi, l'argomento è difficile, il tempo mi hanno detto che sopra, proprio per compensare i 20 minuti possiamo sforare di quei 5 minuti, quindi a lei, avvocato Diotallevi, il tempo. Grazie, ringrazio tutti, spero di non deludere le aspettative, perché in genere su chi parla per ultimo c'è poi il rischio di ripetizioni, e nel mio caso questo è una certezza, non un rischio, perché l'argomento è stato trattato benissimo da chi mi ha preceduto, e quindi vi ringrazio in questo senso. Anche l'avvocato Massi ha diciamo, sciolto molte delle problematiche interpretative della successione dei primi provvedimenti legislativi di inizio 2020. Io aggiungo soltanto una piccola considerazione, cioè che il passaggio dalla, diciamo, dimensione penale alla dimensione amministrativa di alcune violazioni, ivi compreso l'obbligo di quarantena, eccetera, è stato dovuto probabilmente, così è stato interpretato anche politicamente, al fatto che ci si è rapidamente resi conto che la penalizzazione avrebbe portato sostanzialmente tutti nella condizione di non essere inseguiti da una sanzione, e che la derubricazione in termini amministrativistici, se non altro, garantisce il paese per intero, perché poi i destinatari di tutte queste norme siamo tutti noi, sul fatto che chi in un modo o nell'altro è superficiale nell'adempimento delle disposizioni organizzative, amministrative, sanitarie, quantomeno paghi un prezzo sanzionatorio adeguato al rischio che fa correre a tutti. E però questo mi fa anche dire una cosa che non suoni a, come posso dire, a critica del settore penale, e tantomeno della giurisdizione penale, e cioè che se, insomma, bisogna togliere di mezzo contravvenzioni e sanzioni di tipo penale, perché è difficile farle valere, la situazione è grave. E la situazione è grave perché, leggendo bene tutto quello che sta succedendo, al netto delle considerazioni non per mera generosità, ma per obbligo di coscienza professionale e civile e civica, ci si accorge che, insomma,
il paese è totalmente impreparato. Facile dire che non soltanto il nostro paese è risultato impreparato rispetto alla pandemia, ma noi ci occupiamo di questo. Ora, il titolo dato dai colleghi a questa mia relazione è introdotto dal concetto di medicina difensiva. Io vorrei proprio partire da questo punto, perché immagino che voi vi aspettiate appunto che io prenda posizione, magari con un piccolo excursus di tipo legislativo su questo punto. La medicina difensiva rinvia ad un tema che è stato trattato da ultimo e con grande, secondo me, lungimiranza, da una legge del 2015, che cioè la legge 208, quella che ha regolato il cosiddetto rischio sanitario, il risk management. Voi ricordate che in una di queste leggi lenzuolo, all'articolo 1 e più in particolare al comma 538, il legislatore ebbe a stabilire che la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale, perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente. Non sto qui a ricordarvi quale fosse l'incipit della legge Gelli-Bianco, spesso riportata soltanto come legge Gelli, avendo trascurato il relatore al Senato, che era appunto un illustre medico, nonché medico responsabile nella FNOM di molte azioni a tutela della sanità. Ebbene, l'articolo 1 della legge Gelli, che non va dimenticato nella ricostituzione del concetto appunto di medicina difensiva, detta il principio generale sulla sicurezza delle cure in sanità. La sicurezza delle cure, dice l'articolo 1, è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. Questa è una norma, secondo me, molto ben scritta, ancorché rappresenti una norma simbolica, sprovvista di sanzioni. E al comma 2 dice: la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. E ancora al successivo comma, alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Verrò presto a commentare un passaggio dell'intervento del professor Manna. È tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Perché ho fatto questi passaggi? Perché il comma 539, cioè quello che rende poi operativa la manifestazione di volontà legislativa di cui ho dato lettura, alla lettera B dice, assegna fra le altre attività di gestione aziendale del rischio quella che concerne la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva. Allora, questo mi è servito per inquadrare il concetto di medicina difensiva. La lettera B di cui ho dato lettura allarga, la nostra attenzione, consente di precisare la nostra attenzione sul fatto che di medicina difensiva si parla sia in senso attivo che in senso passivo, e cioè è difensivo l'atto clinico del medico che prescrive una quantità forse superiore al dovuto, ma su questo punto poi ci sono accertamenti amministrativi ed eventualmente di responsabilità civile e penale,
il medico, dicevo, che fa un ricorso eccessivo agli esami di laboratorio, così come è medicina difensiva, sotto questo profilo passiva, la richiesta da parte del cittadino in stato di malattia di interventi che non corrispondono in linea generale alle linee guida e alle buone pratiche, che sono uno degli asset stabiliti proprio dalla legge Gelli-Bianco per determinare quale debba essere il contenuto dell'intervento medico-sanitario, ben oltre le cautele del 2336 che bene ha fatto il professor Fiorella a citare per identificare la complessità della situazione. Cito questo passaggio del 2336 del Codice Civile perché a leggere alcune richieste di archiviazione la magistratura si è trovata in qualche difficoltà a ricostruire le situazioni di fatto e di diritto, risolvendosi a chiedere l'archiviazione anche in ragione di questa considerazione, che leggo testualmente: invero l'impossibilità di ricostruire la catena del contagio rende di fatto impossibile evidenziare la specifica condotta colposa che avrebbe determinato l'insorgere dell'infezione. Quindi la domanda che viene posta autorevolissimamente dall'avvocatura nella titolazione del mio intervento, che indegnamente cerco di svolgere, è molto molto pertinente, e cioè se questa complessità della quale tutti abbiamo perfetta consapevolezza, tanto in prima approssimazione quanto evidentemente in una fase di precisazione secondo le competenze che ciascuno di noi esercita, se questa complessità, dicevo, è il presupposto di una certa decisione della magistratura già in sede istruttoria per dire: ma qui dobbiamo chiedere l'archiviazione perché mica è facile risalire alla catena del contagio. Il passaggio più complesso, che è quello dell'approfondimento in termini di nesso di causalità, è, come potete immaginare, resta, come posso dire, appeso in una condizione nella quale tutti dobbiamo fare uno sforzo per mettere in campo ogni nostro sapere, Sergio Cotta direbbe il sapere dei giuristi, per correggere una situazione nella quale il giuspositivismo rivela tutti i suoi limiti nel fatto di attribuire alla legge il compito di regolare situazioni che la legge evidentemente non è in grado di cogliere nella sua complessità e nella sua completezza. Di qui le giustificate reazioni critiche sulla redazione dei provvedimenti più recenti fino all'ultimo, e cioè il decreto legge 44 del 2021 in sede di conversione al momento al Senato, che effettivamente, se ben letto, mostra la corda sotto molti profili. Ma io faccio ancora un passo indietro per confermare quello che ho diciamo premura di dirvi, anche perché mancano pochissimi minuti alla fine del mio intervento, e cioè che il nesso di causalità in ambito professionale medico è stato molto ben ricostruito dalla giurisprudenza delle sezioni unite. E allora sappiamo benissimo che il nostro compito molto spesso consiste nel determinare diciamo le condizioni di appropinquamento del giudizio controfattuale, ma c'è prima del giudizio controfattuale un giudizio esplicativo. Cioè, come si ricostruisce la situazione di fatto che la Cassazione, Sezioni Unite, indica in questi termini? Naturalmente esso giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa in questo caso, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto, e cioè la formulazione del cosiddetto giudizio esplicativo.
Allora, noi non ci arriveremo mai in Cassazione. Se vengono archiviati e archiviate le denunce, che si susseguono numerose, per il fatto che la complessità della ricostruzione della catena del contagio rende impossibile un esame, diciamo, che sia immune dai rischi che i pubblici ministeri corrono in sede dibattimentale quando le loro tesi accusatorie sono fragili o deboli o debolissime. Io la penso in maniera un po' diversa, cioè penso che si debba invece dare corso alle denunce, ovviamente nei limiti della legge, nell'applicazione di tutti i principi giurisprudenziali in materia, per arrivare al dibattimento. Io ho l'impressione che gli avvocati abbiano il sacro fuoco di chiedere di poter partecipare all'accertamento delle condizioni operative del diritto penale in tempo di Covid, e questo lo possono fare più facilmente nelle sedi dibattimentali. Restano indietro un bel po' di considerazioni da farsi. L'ultima che intendo sottoporre alla vostra attenzione mi deriva dall'intervento fatto dall'avvocato Manna, che ha parlato di un tema che, come sa l'avvocato Mobrici, mi è molto caro, e cioè il decreto legislativo 231. Nella sua doppia veste di costruttore dell'esimente costituita dal modello organizzativo e di definitore degli organismi di vigilanza. All'avvocato Manna voglio dire che c'è da riflettere molto, molto attentamente a quello che sta succedendo, perché l'erogazione della prestazione sanitaria o è a cura di un ente pubblico, e in quel caso vigono i principi del risk management, o avviene attraverso le case di cura accreditate, che danno un servizio di natura pubblica, ma lo danno nelle forme organizzative di un soggetto che è il più vario, molto spesso è una società di capitali, che in quanto società di capitali ricade sotto le disposizioni del decreto legislativo 231. Così che noi attualmente abbiamo in corso due monete competenziali d'ordine medico, lo dico al professor Fineschi, che è acuto e attento esaminatore delle questioni d'ordine legale medico. Abbiamo due tipologie di prestazione sanitaria, una resa dai medici sotto le condizioni di controllo d'ordine pubblicistico, in quanto rese al servizio di una struttura pubblica, le altre rese nell'ambito di strutture sanitarie accreditate, ma rese sotto la vigilanza degli organismi di vigilanza e alle condizioni definite nel catalogo dei reati penali del 231, stabilite dal decreto legislativo 231. Questo, secondo me, rende ancora più complessa la situazione. Personalmente sono del parere che il modello 231 sia un modello da reinterpretarsi in chiave pubblicistica, ma molto funzionale ad abbattere fenomeni di criminalità comune che si sviluppano nell'attività economica e determinano le condizioni di impoverimento del sistema paese nel suo complesso. Finisco, perché credo di essere intorno ai 19 minuti, dicendo che molta complessità, quella segnalata dai pubblici ministeri nelle richieste di archiviazione, e ha bisogno di essere sciolta nelle sedi proprie, alle quali noi dobbiamo far arrivare la nostra voce. Quindi qui non dico niente di giuridico e di legale in senso stretto. L'idea di Saveria di creare nell'ambito dell'ordine una comunità di pensiero che approfondisca i temi che oggi abbiamo trattato nell'arco di pochi minuti, quindi con tutte le approssimazioni che derivano dal tempo limitato, costituisca
oggetto di una riflessione compiuta da parte dell'Ordine degli Avvocati in tutte le sue parti, perché qui ci sono le competenze d'ordine penale, le competenze d'ordine amministrativo, eccetera. Nella ricostruzione della catena della responsabilità che deve essere compiuta per l'accertamento del nesso di causalità, tutta la parte relativa, diciamo, di tipo amministrativistico, e cioè tutta la parte istruttoria, è stata o no compiuta. E adesso, se vedeste la mia scrivania, è piena di migliaia di fogli, fra gli altri fogli relativi al modulo di consenso informato, eccetera. E bisogna andarlo a leggere per verificare quanto deboli siano le strutture messe in piedi per difendere, cioè per scudare l'attività del personale sanitario. A mio avviso, fra l'altro, e con questo davvero chiudo, l'articolo 3 del decreto 44, se letto con attenzione, insomma, mi sembra che non sia immune da una lettura più restrittiva di quella che si dà, perché l'articolo 3 riguarda l'esclusione della punibilità se l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. Allora, secondo me, con questa disposizione si tende ad ampliare quella copertura da responsabilità che le società farmaceutiche hanno ottenuto anche in chiave contrattuale. Noi non riusciamo a leggerli, sti contratti, ma si sa che dentro questi contratti ci sono clausole esonerative della responsabilità. E però questo articolo 3 va letto in connessione al successivo articolo 4, evidentemente. E l'articolo 4, secondo me, è molto primitivo rispetto alla legge Gelli-Bianco, perché assegna ai medici di famiglia il compito di determinare le condizioni di esercizio nei confronti di pazienti della pratica vaccinale, senza l'intervento né del medico legale né del medico specialista. Stiamo parlando degli operatori sanitari, badate bene, quindi obbligo di vaccinazione degli operatori sanitari. E allora, se la mia interpretazione non è approssimativa, l'articolo 3 copre soltanto i somministratori, ma i somministratori hanno una responsabilità limitatissima, sinceramente, perché dovrebbero sbagliare in una pratica elementare. Fra l'altro, molto spesso i somministratori, come sappiamo, sono degli infermieri. Mentre l'articolo 4 dovrebbe essere completamente rivisto per rideterminare la catena delle responsabilità che portano alla costruzione di quella istruttoria tecnica e medico-sanitaria che deve servire per verificare se i vaccinandi, in questo caso gli obbligati alla vaccinazione, in tutti gli altri casi coloro che volontariamente si sottopongono alla vaccinazione, sempre meno volontariamente, io sono assolutamente favorevole alle vaccinazioni perché interverranno nell'ordinamento limitazioni alla circolazione di chi non si è vaccinato, siano nelle condizioni di sopportare gli effetti del vaccino in relazione al proprio stato di salute prevalente, che non è, credetemi, accertato secondo il modulo di consenso che le regioni hanno elaborato sulla base di uno schema guida. Finisco qui, anche se, come tutti sappiamo, dobbiamo fare moltissimi approfondimenti. Finisco con una rivendicazione di ruolo degli avvocati nell'integrare le disposizioni sotto il profilo dei loro compiti istituzionali e costituzionali, che corrispondono addirittura, a mio parere, in una estensione del principio solidaristico assegnato in questo caso all'esercizio delle competenze specifiche degli avvocati, che è quello di stringere
nelle procedure di difesa di chiunque abbia il diritto di essere difeso. Grazie. Allora, prima di ringraziare il relatore perché siete bravissimi nel mantenere il tempo, ma non tanto nel mantenere il tempo, nel racchiudere in questo pochissimo tempo dei concetti profondi da cui puoi elaborare altri pensieri e altre invece dotte proposte. Volevo solamente fare un riassunto ai giovanissimi colleghi che ci stanno sentendo. Che cosa abbiamo, soprattutto dall'ultima relazione? Abbiamo un richiamo che dovete di nuovo rileggere, perché dico rileggere? Perché è nota la sentenza, la sentenza francese della sezione unita 10 luglio 2002, numero 30328, lo dico ai giovanissimi, proprio perché qui si parla del nesso causale tra la condotta doverosa, in questo caso, e il contagio, e quindi si può vedere anche il concetto poi del grado probabilistico. Lo dico ai giovanissimi colleghi che ci stanno magari ascoltando, perché bisogna prima conoscere per poi ampliare il proprio pensiero, e oltretutto anche dai relatori oggi bravissimi che ci hanno dato molti punti di riflessione, poter percepire queste riflessioni e rielaborarle. Un'altra cosa abbiamo per i nostri assistiti che magari telefonano, può essere il familiare, come può essere l'amico, come può essere veramente l'assistito che non conosciamo. Il consenso informato. Oggi non ci siamo potuti, l'ha accennato l'avvocato Gietallevi, non abbiamo potuto parlare del consenso informato, ma ricordatevi che come avvocati dovete consigliare a chi si vuole vaccinare non solo di preparare benissimo quel consenso informato, indicando di tutto e di più le proprie patologie, le proprie allergie, quant'altro. Perché è chiaro che il consenso informato è a favore del medico, perché lo esonera da qualsiasi poi possibilità, perché il consenso informato è quello che chiude a volte la partita, soprattutto sotto un profilo di responsabilità. Non lo dico contro i medici, ma noi siamo avvocati. Ricordatevi che l'avvocato deve essere al centro della giurisdizione, ma deve essere anche un avvocato preparato, perché poi quando vengono i clienti, mi dispiace sempre utilizzare questa forma il cliente, non mi piace, l'assistito, in realtà se è venuto anche prima da noi per una consulenza, è una consulenza errata, non è che poi possiamo inventarci le cause. Le cause si devono fare se ci sono gli elementi di fare. Non si disturba, come diceva il mio maestro, la giustizia tanto per fare numero o soprattutto per fare guadagni. La giustizia deve essere disturbata se riteniamo come avvocati, nell'interesse del proprio assistito, che ci sono le ragioni, soprattutto per rivendicare quel famoso richiamo di giustizia. E allora il consenso informato in questa pandemia è l'ABC. Quindi se vi chiamano, controllate, aiutate, ricordate. Questo è importantissimo, perché poi quando vi vengono con le cartelle cliniche del dopo, certe cose dovete essere bravi di dire fermiamoci, anche se la storia della persona è diversa dalla storia, come si dice, della documentazione. Attenzione su questo. E poi quando l'avvocato Gietallevi e tutti gli altri ci hanno rammentato una cosa, siamo in una evoluzione, non abbiamo mai avuto le pandemie, nel senso attuale, fortunatamente. Una pandemia grandissima è stata quella che tutti i nostri genitori ricordano, perché hanno avuto a loro volta i genitori sottoposti alla cosiddetta spagnola, che quella è stata quella più grande che può richiamare queste, perché non ha solo
colpito l'Italia, eccetera. Come diceva il professore, è un fatto europeo, allora possiamo richiamare questo. E allora io dico, noi avvocati abbiamo in mano determinate scelte e queste scelte le dobbiamo fare con intelligenza. E allora oggi vi abbiamo dato, penso nel brevissimo tempo, degli spunti di riflessione giuridici che non fa mai male, anche chi magari non fa il puro penalista. Mi permetto di dire puro perché alcuni penalisti ci tengono a precisare questa purezza, o al civilista, perché abbiamo richiamato tante norme civili, tra cui l'ultima anche soprattutto della legge Gelli. Andiamocene tutti quanti a rivedere, perché dobbiamo essere preparati non solo oggi, ma soprattutto per il domani. Vi saluto, ringrazio i relatori e l'ho già detto ai relatori, spero che esaudiscano un mio desiderio, perché è utile a me ed è utile soprattutto ai giovani avvocati che le loro relazioni siano ampliate per poterle pubblicare sul prossimo trimestre della rivista Temi Romani. Vi ringrazio e vi abbraccio. Per adesso vi posso abbracciare solo virtualmente, però vi abbraccio. Arrivederci.